Appena terminato il primo tempo tra Boca Sant'Erasmo e Bakur, risultato parziale 3-2. Parliamo con qualche elemento. Fusaro, capitano, un attimo. Bella gara, 3-2, avete fatto dei gol davvero molto belli, di leggevole fattura. Stiamo giocando bene, entrambe le squadre, si aspettava un bel secondo tempo. Peccato per questo gol beccato nel finale, un po' rocambolesco. Ci sta, è stata una bella, sono salita a due sulla stessa fascia e hanno colto il tempo. Nel secondo tempo cosa deve fare la tua squadra, secondo te, per giocare come con la stessa cattiveria che stiamo giocando adesso? E magari essere un po' più. Come mai l'assenza di Alfano? Per problemi di lavoro. Va bene, in bocca al lupo per. Un saluto Alfano. Parliamo adesso con qualche elemento, andiamo da Rosati. E come che voglio? Un commento su questo primo tempo. 3-2, gara aperta. Come la vedi? Partita equilibrata, stiamo giocando. Dobbiamo tirare un po' di più e rischiare che siamo troppo coperti e avanziamo un po'. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa, tra poco per la sintesi. Siamo nel post partita del match Baku Boca Sant'Erasmo, gara terminata 5-3 a favore dei ragazzi in maglia arancione. Siamo con il video in campo Cuzzo, autore di una splendida prestazione oltre che di due gol fantastici. Per gli avversari c'è Pozzoni, anche lui autore di una doppietta. Parliamo ancora con te, grande partita dal punto di vista individuale, per quella defiance possiamo dire del portiere che costa dal 4-3, altrimenti si sarebbe potuto arrivare. Infatti forse era il risultato più giusto alla fine, anche se loro ci hanno creduto di più, come ha già detto tu, il portiere autostrade, ragazzi, ci ha costato. Sono cose che capitano e siete stati anche sfortunati in più occasioni sotto gol, che ci avete creduto fino alla fine, poi il gol del 5-3 di Pozzo che ha spezzato. Sì, l'importante era divertirsi, siamo divertiti. Atteggiamento correttissimo, possiamo dire, da parte di tutte e due le squadre. Sì, siamo partita corretta, siamo divertiti. Complimenti Pozzoni, bocca al lupo per il prossimo torneo. Adesso concorso, chiedo in campo, medaglia. Un'altra medaglia, la collezione sta facendo. Giocatore ragazzi. Unico! Il solito culo della taverna di cacà. Speriamo che non fanno tarantelli. Ho fatto una brutta figura con una mia ex, una mia amica. Per risparmiare, che Cuzzo, questa sera ti sei meritato davvero questo MVP, hai fatto due gol, il secondo davvero da Balotelli, il secondo, anche se fisico alla Cabrini, alla Bomovieri, alla Bonier, una bellissima partita, molto sofferta, soprattutto nel secondo tempo, perché comunque nel primo tempo abbiamo dato molto, tipo Riccardo, Cuzzo, Falanga, abbiamo dato il massimo, anche Nunner. Cuzzo sei tu comunque, io anche io. Poi nel secondo tempo siamo calati. Siamo calati. Fortunatamente un gol di Carmine, il mio 5-3, abbiamo chiuso la partita fortunatamente. Dedico questa partita a Gerardo, spero che agli ottavi ci sarà, perché senza di lui in un mappa sempre. Oh! Per te Jerry e per te! Martedì devi venire perché non ce la faccio più. Jerry! Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie a tutti.